Grazie. Dovendo farmi perdonare il ritardo, cercherò di abbreviare quella che è stata un po' enfaticamente definita una prolusione con un titolo un po' provocatorio. Francesco D'Arieti è soltanto una provocazione linguistica a beneficio di un territorio che cerca di ritagliarsi un posto al sole, o è una legittima opzione scientifica che può essere documentata a partire dalla realtà dei fatti e delle fonti? È evidente che se si tratta solo di un tentativo di marketing religioso a corto respiro e forse scarso rilievo per la storia di Francesco. Se al contrario è possibile identificare una originale figura di San Francesco proprio a partire da questo ambiente vitale, più conosciuto come la Valle Santa, ne consegue un valore non trascurabile per l'intera storiografia. Di certo San Francesco, non lo dico a voi che ne siete ancora più esperti, è un caso di studio serio, perché la sua persona è quella che ha sempre rischiato, sin dagli inizi, derive interpretative, ora devozionali, ora rigoriste, ora accomodanti. Per questo Chiara Frugoni, che tra l'altro sarà qui a Rieti ad ottobre, dedica nel suo ultimo libro, Quale Francesco, una riflessione che calza a pennello rispetto a questo dato. Dice: nemmeno le numerose biografie ufficiali e non riguardanti Francesco riuscivano a dar pace ai frati, perché fra loro troppo contraddittorie, impedendo che si creasse una limpida linea di continuità fra gli originari intendimenti del santo e le posizioni divergenti assunte dall'ordine nel proprio sviluppo storico. Sono argomenti che andranno approfonditi per comprendere la complessità dell'azione di Bonaventura, successore di Giovanni da Parma, nel rifondare drasticamente la figura di Francesco e la sua memoria. Giovanni da Parma, la citazione è finita, come è noto, visse segregato proprio qui a Greccio e da qui tenne testa a tutti i tentativi di normalizzare la memoria del fondatore, resistendo ad ogni pressione. Avendo come mentore proprio Giovanni da Parma e senza staccare lo sguardo dal suo eremo, che è qui poco distante da noi, il mio augurio è che questi 2 giorni di riflessione aiutino a cercare il volto di Francesco proprio nei suoi originari intendimenti. Penso che ci siano almeno 3 luoghi che meritano una ricognizione così decisiva: Greccio, ovviamente, Fonte Colombo e Poggio Bustone. Vorrei solo evocarli per dire di come la Chiesa reatina abbia in questo territorio la traccia indelebile della sua spiritualità e forse anche della sua identità ecclesiale. Greccio, anzitutto, siamo nel 1223, mancano solo 3 anni alla morte di Francesco. L'invenzione del presepe la possiamo considerare un frutto maturo di tutta la sua vita. Agli inizi domina il crocifisso di San Damiano, alla fine la tenerezza dell'incarnazione. Per fortuna Francesco non ha scritto nulla sulla teologia dell'incarnazione in tempi in cui dominava una teologia della trascendenza e dell'onnipotenza di Dio. Erano quelli i tempi in cui era forte la teologia della espiazione di Anselmo e sicuramente da piccolo Francesco ha sentito trasmettere il Dio che così veniva rappresentato. Il gesto semplice e umanissimo di Francesco ha una portata profetica di una tale innocenza che nessuno avrà mai più il coraggio di poterla contrastare. Oltre ad Anselmo e alla teologia dell'espiazione, sarebbe doveroso fare un cenno a Pietro Valdo, contemporaneo di Francesco. Di fronte alla Chiesa teocratica, tratti ossessionata dalla propria missione di potenza, e lo dico io che vengo da Anagni, diciamo così. Valdo propone la disobbedienza a quella chiesa. È meglio obbedire a Dio piuttosto che agli uomini. Peccato che a Valdo sia mancato quel tocco creativo e profetico che caratterizzerà Francesco. Sì, bisogna obbedire a Dio, cioè a quel Dio che si è incarnato in quel modo, con quello stile, che è di povertà, amore, semplicità.
La Chiesa ha sempre bisogno di misurarsi con l'incarnazione così come è avvenuta. E forse merita menzionare che ora, in questa crisi epocale, a Roma c'è un Papa che ha voluto prendere proprio il nome di Francesco. Quindi Fonte Colombo, siamo sempre nel 1223, urge scrivere una regola. In verità Francesco l'aveva già scritta nel 1209 ed era una regola di quasi soli versetti evangelici, ma il movimento francescano cresceva e una regola si imponeva. Nel 1221 viene scritta una seconda regola a più mani. Francesco aveva scelto il Vangelo sine glossa e quindi le regole gli sembravano superflue. Il Vangelo al quale si sentiva chiamato era quello della povertà, senza privilegi né umani né ecclesiastici, come pure tenterà di fare San Domenico, che qui è stato canonizzato, per difendere i suoi predicatori dai vescovi. Per Francesco la regola è lì, in Gesù di Nazareth, che si fa conoscere come povero e come tale diventa solidale con tutti i poveri. E qui tocchiamo un punto cruciale che era ben chiaro alle prime chiese: non dimenticatevi dei poveri. Francesco vorrebbe che questo disegno divino diventasse regola. E che cosa giustifica questa regola? Non si tratta di eliminare semplicemente l'ingiustizia umana, ma c'è la necessità di rendere giustizia agli umiliati e così ristabilire giustizia nella storia, partendo dall'amore che si muove e opta secondo il Vangelo. Ecco che cosa dovevano essere i frati, fratelli dei poveri. Per questo anche noi oggi con la Chiesa parliamo di opzione dei poveri, che non è una opzione di tipo ideologico, ma di natura teologica. Allora si comincia a pensare in modo diverso, si guarda al mondo e alla storia collocandosi dalla parte delle vittime. È inutile sottolineare qui quanto la visione di Francesco corrisponda alla visione del servo di Yahweh che i Vangeli ci presentano essere propria di Gesù di Nazareth. Francesco non era un biblista, ma aveva capito molto bene il segreto del servo e di colui che aveva detto ai suoi che siamo tutti servi inutili. Per Francesco essere poveri significava prima di tutto non giudicare nessuno, non guardare con disprezzo neanche i ricchi, perché il Signore può chiamare anche loro. E così si spiega anche il suo atteggiamento nei confronti dei prelati e del clero. Con questo spirito egli si differenzia pure dai movimenti evangelici del tempo, impegnati a polemizzare e a denunciare pubblicamente i vizi della Chiesa. Francesco è, al contrario, persuaso che l'esempio, l'umiltà, il rispetto possano richiamare alla conversione. E infine Poggio Bustone. Circa questo luogo è importante il contesto ecclesiale in cui Francesco propone il perdono e la misericordia. Erano impressionanti le degenerazioni ideologiche in cui era caduta la Chiesa, impegnata, tra l'altro, nelle crociate. Di fronte a questo, Francesco propone una prassi che si confronta direttamente con il Vangelo. Forse è per questo che non pochi hanno cercato di ridimensionare Francesco dentro i confini della ragionevolezza. L'affermazione così assoluta del perdono e della misericordia ha un risvolto antropologico di grande rilievo. La misericordia non produce un cambiamento solo in colui che la riceve, ma anche in colui che la esercita. È una profonda verità evangelica che Francesco ha intuito molto bene. Che cosa chiedo a voi che siete cultori raffinati e documentati di Francesco e del francescanesimo? Una sola cosa, di delimitare gli intendimenti originari del santo rispetto alla storia degli effetti che è stato il francescanesimo. Qui nella Valle Santa c'è una miniera di informazioni utili che aiuteranno a dissodare il terreno del vero Francesco. Di tale ricerca, come Chiesa locale, vogliamo farci attivamente partecipi perché, ne sono persuaso, ne va della nostra identità e del nostro futuro.